Ha respinto e negato tutte le accuse, proclamandosi innocente il professor Marcello Rosato, il preside lancianese, che è agli arresti domiciliari con l'accusa di atti sessuali nei confronti di un minore. Assistito dall'avvocato Alessandro Troilo questa mattina in tribunale a Chieti, il dirigente scolastico, come ha spiegato il legale dell'indagato, ha risposto punto per punto alle domande del PM, fornendo la sua versione dei fatti e dicendo che i suoi trasferimenti richiesti al ministero erano dovuti a problemi di famiglia. Il mio assistito ha parlato in maniera esauriente e completa, ha contestato tutte le accuse con dettagli, con produzione di documenti, anche relative a delle allusioni che c'erano state sul fatto che lui fosse stato trasferito da precedenti istituti per reati di questo tipo, assolutamente falso, perché le domande che ha presentato al Ministero lo dimostrano, che il trasferimento è avvenuto esclusivamente per motivi di salute dei propri genitori anziani. D'altro canto, ha negato con una certezza e una descrizione precisa e dettagliata della presidenza di quell'istituto, che dimostra che quello che il minore dice essere accaduto era visibile a tutti, cioè era visibile all'esterno, perché la presidenza era vetrata, era visibile da altri dirigenti con porte comunicanti sempre aperte, era visibile dai bidelli. Quindi a scuola non è mai avvenuto nulla. A San Vito c'è stato un solo incontro dove il minore si reca nel 2019, quando era maggiorenne, e non accade assolutamente nulla. Cosa era andato a fare il minore? Voleva parlare con il suo preside. Semplicemente il preside ha detto: guarda, andiamoci a mangiare una cosa, è voluto salire su e poi nient'altro, non è successo assolutamente nulla. Abbiamo fornito anche una piantina che è stata redatta dal mio assistito, in base alla quale la porta dall'interno non si poteva chiudere. Ma l'elemento più determinante è un altro, non che non si poteva chiudere, che il suo ufficio era comunicante con un altro ufficio, quindi là poteva entrare chiunque, ed era, attenzione, un ufficio dove lui si recava quasi solo il martedì, mentre la persona racconta di giovedì. Non solo, tantissime volte sarebbe accaduto quando lui era quasi esclusivamente presso l'istituto nautico, e ha fornito anche nomi e cognomi di persone che stavano con lui all'istituto, la vicepreside, la supplente della vicepreside, un segretario amministrativo, che erano quelli che frequentavano abitualmente quell'ufficio dove sarebbero avvenuti, chiamiamoli giuridicamente in maniera corretta, perché voglio evitare che venga confuso, atti sessuali, perché c'è qualcuno che ha parlato di violenza sessuale, è tutt'altra cosa. Una persona che per un periodo anche lungo subisce ripetutamente atti sessuali nella presidenza va con la macchina della madre a trovare il suo aguzzino. Cioè, no, ma lo dovete spiegare, perché è stato chiesto pure al giudice. Qual è il senso? Questo minore, io sono rimasto inorridito per delle cose che ho letto. È il minore che dice: quante disponibilità hai? Sto cercando tra più persone quella che mi può dare più soldi e ti farò una lista Amazon per sceglierti. Dobbiamo inorridire per il mio assistito, che poi non ha nessun contatto e nessun incontro con questo minore o col minore che scrive determinate cose?